Appassionati di basket, ben ritrovati dal Pallapanzini di Senigallia per questa sfida inedita nel turno infrasettimanale del girone D del campionato nazionale di Serie B. Si affrontano oggi la Golden Gas Senigallia e l'Ambrosia Bisceglie, allenata da coach Alessandro Fantozzi. Agli ordini degli arbitri i signori Spinelli Matteo di Roma e Lupelli Lorenzo di Aprilia Latina. Stanno per scendere in campo le formazioni che si affrontano oggi per una sfida delicatissima, in quanto le due compagini sono separate soltanto da 2 punti in classifica. Golden Gas a quota 20 e Bisceglie appunto quota 18. Una vittoria da parte dei padroni di casa permetterebbe di prendere un po' di ossigeno e di mettere 4 punti da un'avversaria contro la quale, una diretta avversaria per la sfida playoff contro la quale nel giorno di andata la Golden Gas ha avuto la peggio in terra pugliese. Una sconfitta oltre al 2-0 negli scontri diretti permetterebbe alla formazione allenata da coach Fantozzi di agguantare i marchigiani e non solo, dal momento che con la vittoria di ieri di Montironi ben 3 squadre sarebbero a quota 20 punti. Sport di Senigallia inizia la seconda fase del campionato di Serie C femminile Coppa Pennino. Le ragazze del basket 2000 Senigallia affrontano la pallacanestro Perugia. Le squadre stanno per scendere in campo, andiamo a leggere i quintetti. Per la Golden Gas con il 5 Pierantoni, con il 6 Marinelli, con il 7 Gnaccarini, con il 9 Barsanti e con l'11 Maddaloni. Dall'altra parte vediamo con il numero 4 Mauro Torresilelli, giocatore originario di Civitanova Marche, quindi marchigiano, con il numero 8 Mattias Drigo, con il numero 20 Alessandro Cecchetti, con il numero 50 Giovanni Gambarota. Tutto pronto per la palla a 2. Cecchetti in possesso per lui, palla nelle mani dei giocatori in maglia viola che gestiscono questo primo possesso. Cecchetti, Mauro Stella, che è uno dei neo acquisti di questa finestra di mercato invernale, visto che la formazione pugliese è stata molto attiva intervenendo con un buon numero di interventi sul mercato, tra cui il già citato Mauro Stella, Gianmarco Leggio, il giocatore in panchina con il numero 7 ex Iesi, oltre ricordiamolo a Matteo Circolani, il playmaker scuola VL Pesaro, già in forza alla compagine dei Krebs Rimini nel girone nord. Altra palla persa da parte dei senigallesi, che lancia il contropiede di Gambarota, non facile, poi c'è uno scontro, fallo di Pierantoni che si va ad abbattere contro un avversario, e quindi possesso in attacco per la formazione allenata da coach Fantozzi. Ancora 0 per quanto riguarda i punti realizzati da ambo le parti. Ora con il numero 4 Torresilelli, spara da 3 punti il giocatore marchigiano, sbaglia, rimbalzo ancora di Bisceglie e i primi 2 punti della gara Gambarota. Di Gambarota, primo vantaggio della formazione ospite. Altra palla persa dai senigallesi. Si fa sentire il pubblico di casa che, nonostante il turno intestinale, ha corso al Pallapanzini in buon numero. Ancora Bisceglie, il numero 50 a Gambarota. Serve Drigo, ma è bravissimo Pierantoni a rubare palla con un colpo rapidissimo. Ora c'è Barsanti che spara da 3 punti, il tiro non va, rimbalzo facile facile per Mauro Stella, che è già dall'altra parte, pensa al tiro da 3, lo esegue cortissimo, rimbalzo di Marinelli che può servire comodamente Gnaccarini, che con tutta calma si appresta in questo istante a superare la metà campo. Barsanti, il migliore sicuramente nella sfortunata trasferta di Pescara, dove i biancorossi sono sì arrivati all'overtime ma senza riuscire a sbloccarsi in trasferta in questa 2016. Ed è proprio Barsanti che effettua un gran recupero
in questo contropiede tentato da Lambrosio Bisceglie. Ora Maddaloni, Marinelli contro Cecchetti, lo stira dal palleggio. Marinelli nell'area pitturata, Marinelli un po' contorta questa azione, ma il risultato è meraviglioso. 2 punti per Matteo Marinelli, il primo giocatore della Golden Gas Senigallia ad andare a referto. Ora dall'altra parte Bisceglie con Cecchetti, che ha avuto difficoltà nel controllare palla, gli si fa incontro Mauro Stella. Ancora Stella, si butta dentro, poi fuori per il numero 8 Drigo, che spara dalla lunga ma non va. Rimbalzo di Pierantoni, si torna da Gnaccherini, in contropiede, ritmi molto alti ma percentuali ancora piuttosto basse in questa fase di gioco, con le due squadre che hanno sbagliato molto. Ora Barsanti, un tiro comodo a 3 punti, e va a realizzare anche Barsanti i primi 3 punti della sua gara. Ora Senigallia per la prima volta è in vantaggio, più 3, 5-2 a 6-51 dalla fine del primo quarto. Ancora Bisceglie adesso con il numero 4 Torresi, che si butta dentro, pasticcia un po'. Anche la Golden Gas non ha facilità a controllare questo pallone, Maddaloni comunque riesce a intercettarlo, a buttarsi dalla parte opposta. Si gioca sull'asse Gnaccherini per Antonio, ancora Gnaccherini, ben controllato da Torresi. Ancora Gnaccherini, poi scarica fuori per Pierantoni, il passaggio è pessimo però, e con un po' d'astuzia il capitano lancia il pallone su un avversario. C'è la prima sospensione richiesta dalla formazione ospite di coach Fantozzi. Punteggio ancora piuttosto basso, 5-2 in favore dei padroni di casa. Un ritmo sicuramente interessante per quanto riguarda due squadre che si giocano molto in questa partita. Resta il fatto però che le percentuali sono ancora abbastanza basse. Soltanto 2 punti realizzati da Bisceglie e 5 per i padroni di casa. Ora con 6 minuti e 26 da giocare si riprenderà con un possesso nelle mani della Golden Gas in attacco, che potrà quindi incrementare il proprio vantaggio. Maddaloni riceve, Marinelli, esce Barsanti dai blocchi, si butta dentro Barsanti e forse c'è l'infrazione di passi. L'infrazione di passi di Barsanti, che ha cercato uno scivolamento sull'avversario diretto, arbitro non ha boccato. Si riprenderà con un possesso nelle mani dei giocatori in maglia viola, con il numero 11 Stella. Palleggia, Giacchini si fa incontro, dentro per Cecchetti, bravo Marinelli, ma fischio arbitrale a fermare tutto. Fallo del numero 6 Marinelli, primo fallo, primo di squadra. Il primo fallo di squadra, nonché il primo per Matteo Marinelli. Sentire il pubblico, ora c'è ancora Bisceglie in avanti, Gambarota costretto ad arrestarsi, a realizzare comunque 2 punti. Poi Marinelli risponde colpo su colpo, bellissimo questo 1-2 firmato Gambarota e Marinelli, entrambi a quota 4 punti, 3 per Andrea Barsanti invece, grazie alla bomba di qualche minuto fa. Poi una tripla di Stella, un po' fortunata grazie all'aiuto del tabellone. Poi Marinelli riceve un pallone sporcato da Cicchetti, in qualche modo riesce ad andare da Maddaloni, che si inventa una giocata stile NBA. Poi c'è il fallo di Gambarota su Pierantoni nel tentativo di arpionare questo pallone vagante. Ed è il primo fallo anche per Gambarota, ed è il primo di squadra. Andamento fino a questo momento speculare per Marinelli e Gambarota, entrambi un fallo, entrambi 4 punti realizzati dal campo. Rimessa in attacco per Barsanti, va da Gnaccherini, pressato molto duro Gnaccherini. Ora Pierantoni spara dalla lunga e realizza
tre punti, altra tripla. Senigallia continua a mantenere questo vantaggio risicato di tre lunghezze. Cominciano ad alzarsi anche le percentuali. Ora Stella, palleggio, cerca un compagno che esca dai blocchi. Drigo a Torresi, scuota a che fare con Barsanti. Poi c'è il fallo di Marinelli ed è già il secondo per lui. Fallo del numero 6 Marinelli, secondo fallo, secondo di squadra. Il secondo fallo nonché il secondo di squadra, tutti a carico di Matteo Marinelli, che ha qualcosa da ridire a uno dei due direttori di gara. Rimessa in attacco questa volta per Gambarota, si fa vedere ancora Stella sul passaggio di Rigo, dentro per Cecchetti, lotta, si fa sportellato, poi Gambarota è bravissimo a prendere il tempo a tutti. Gran giocata qui di Bisceglie Cecchetti sull'asse Gambarota Cecchetti, bellissima, bellissimo lo spunto del numero 50 pugliese. Ora c'è Gnaccarini, chiuso, va da Maddaloni, arriva il blocco di Marinelli. Maddaloni ha sempre raddoppiato il playmaker nel vertice alto. Ora c'è Barsanti che ha spazio proprio per sparare dalla lunga distanza, il tiro non va, seconda bomba sbagliata da Barsanti, 1 su 3 per lui fino a questo momento. Poi bellissimo il taglio di Drigo. E Bisceglie si riporta avanti anche se solo di una lunghezza. Gnaccarini, esce Maddaloni, riceve ancora Gnaccarini, si fa vedere a spazio ma va da Pierantoni che spara dalla lunga distanza, non va, poi la smanaccia Marinelli. In qualche modo il pallone è recapitato nelle mani di Sergio Maddaloni, che ora veste il ruolo di playmaker. Bellissimo poi il pallone per Pierantoni, che non può proprio sbagliare da due passi. Partita equilibratissima nonostante il punteggio sia ancora piuttosto basso, 12-11 per i padroni di casa. Ancora Bisceglie in possesso nel pitturato, buono il movimento del lungo della formazione di coach Fantozzi, ricordiamo l'allenatore subentrato nella stagione in corso. Poi Marinelli bravissimo a cercare questo spunto come un esterno puro, riesce a rimediare un tiro dalla lunetta, due tiri dalla lunetta, primo fallo per Cecchetti, e Marinelli è dalla linea della carità per provare ad allungare. Il primo Matteo Marinelli, ed è 2 su 2, 6 punti per il lungo senigalliese. Ancora Mauro Stella in possesso, Torresi riceve, chiede l'aiuto di un compagno, arriva Drigo, poi Torresi arresto, tiro di Torresi è corto, poi il tap-in è sbagliato, quindi altro possesso per Senigallia. Pierantoni, buono ribaltamento per Maddaloni che non si sente di tirare, prova a sfidare dal palleggio Gambarota, viene chiuso, poi bello lo scalo per lo scarico per Marinelli. Cambio per l'ambulanza, c'è il cambio per l'Ambrosia Bisceglie, fuori con il numero 4 Torresi, e fuori anche Drigo, dentro Chiriatti, ed entra anche Gianmarco Leggio, il giocatore che, come abbiamo detto ad inizio gara, è arrivato a campionato in corso dall'Aurora Iesi, un giovane classe 94 che in Serie B ha già fatto molto bene con la casacca di Monteroni, originario di Mesagne. Ora c'è ancora la Golden Gas con Gnaccarini, bello lo scarico per Barsanti che però non ha spazio per sparare da tre punti. Gnaccarini, più di sirena, il tiro da tre va, però era ampiamente dopo la sirena, quindi nulla di fatto. 2 minuti e 22 da giocare, Senigallia sempre avanti di 3, 14-11 il parziale fino a questo momento. Stella
Stella, Teriti, Gambarota, buono lo scarico per Cecchetti che viene letteralmente stoppato, poi c'è un fallo di Mauro Stella che è arrivato con un po' di irruenza su Gnaccarini. Con il cubo dei cambi Nicola Catalani gli lascerà il posto Matteo Marinelli, il migliore fino a questo momento in fase realizzativa per la Golden, che ha seguito la partita al suo posto di Nicola Catalani, ma ricordiamo Marinelli ha già due falli a carico, quindi Coach Valli preferisce ragionare anche in ottica falli per una partita che sicuramente riceverà tante sorprese, poi ancora lunghissima. Ora Maddaloni, dopo lo scambio con Catalani, arresto tiro di Maddaloni, il tiro è lungo, rimbalzo di Cecchetti, poi c'è il pallone nelle mani di Chiriatti, ancora palla persa, Barsanti prova a recuperarla, in qualche modo Bisceglie riesce a mantenerla nella metà campo avversaria. Cecchetti contro Catalani, si fa sportellate e realizza due punti e sospensione richiesta da coach Alessandro Valli, quindi 4 punti anche per Cecchetti. Bisceglie torna a meno 1. Minuto 24 da giocare in questo primo periodo di gioco, con la Golden Gas avanti di un punto, 14-13. Andiamo a ripercorrere lo scout fino a questo momento: 5 punti per Pierantoni, 6 per Marinelli e 3 per Barsanti, tra le fila dell'Ambrosia Bisceglie, 4 scusate per Gambarota, 4 per Cecchetti, 3 per Stella e 2 per Mattias Drigo. Rimessa ora affidata alla formazione di casa. Gnaccarini prova a sfidare al palleggio Stella, però ferma il palleggio con Gnaccarini, che riceve dopo aver scambiato con Catalani. Gnaccarini, buono lo scarico per Maddaloni che ha spazio per sparare da 3 punti, e Maddaloni va a realizzare la prima bomba della sua giornata, i primi 3 punti della sua partita. Massimo vantaggio per Senigallia, più 4. Poi c'è un fischio arbitrale, infrazione commessa da Catalani presumibilmente. Fallo numero 8 Catalani, primo fallo. E il primo fallo, nonché il terzo di squadra, si va ad aggiungere ai due falli di Marinelli di pochi minuti fa. Rimessa in attacco per Bisceglie. Riceve Cecchetti, buono lo scarico per Leggio, che però non riesce a seguire con sufficiente tempismo l'azione, quindi palla persa e possesso nelle mani della Golden Gas. Gnaccarini, 40 secondi da giocare ancora. Pierantoni, Gnaccarini riceve, cercherà di trovare uno spunto, arriva al blocco di Pierantoni, sempre raddoppiato Gnaccarini, Maddaloni dentro per Pierantoni, Gnaccarini, 4 secondi, poi spara Catalani dalla lunghissima distanza, non va. Ultimo possesso nelle mani di questo quarto, nelle mani di Mauro Stella, che gioca con il cronometro, mancano 8 secondi, poi c'è Leggio, buona la finta di Leggio, arresto e tiro dal pitturato, poi però e Catalani il più lassù di tutti a prendere questo rimbalzo, spara con il tiro della vita. Catalani ovviamente non va a bersaglio, finisce qui il primo quarto sul parziale di Golden Gas 17 Ambrosia Bisceglie 13. Del primo quarto Ambrosia Bisceglie, Drigo 2 punti, Stella 3 punti, Cecchetti 4 punti.
Partita estremamente importante quella che si trovano a giocare Golden Gas Senigallia e Ambrosia Bisceglie per dare uno strappo decisivo alla corsa playoff, soprattutto alla luce dei risultati di questo turno infrasettimanale, delle partite nella fattispecie che si sono giocate ieri, con la vittoria di Monteroni e la sconfitta di Giulianova. Una vittoria oggi avrebbe un significato doppio, perché permetterebbe a Bisceglie di agguantare la compagine locale, e invece Senigallia, in caso dovessero arrivare i due punti, riuscirebbe a staccare gli avversari odierni di quattro lunghezze, quindi un aspetto sicuramente importante da non sottovalutare. Pronto Barsanti a rimettere questo pallone. Caverni riceve, primo cambio di questo quarto per Coach Valli, poi gran giocata di Maddaloni, bellissimo spunto di Sergio Maddaloni, 5 punti anche per lui. Senigallia avanti di 6. Drigo, no, un altro cambio anche nelle fila di Bisceglie, è entrato Circolani. Ancora altro possesso gettato alle ortiche da parte della formazione allenata da coach Alessandro Fantozzi, dal suo vice Felice Fracchiolla. Rimessa per Senigallia con Catalani, riceve Caverni, blocco di Catalani, Circolani contro Caverni, entrambi scuola VL, entrambi molto promettenti, anche se in queste categorie Circolani ha un po' più di esperienza, in quanto, come ricordato, ha avuto modo di giocare anche per i Crabs Rimini. Intanto Maddaloni sbaglia un possesso, si è un po' complicato la vita, ha perso l'attimo in un primo momento e cambiando lato del campo non è riuscito a servire in maniera precisa Pier Antoni, quindi altra palla persa di questa gara. Pallone a Chiriatti, si butta dentro, forse subisce anche il fallo, l'arbitro non ferma il gioco, non c'è neanche nessuna protesta da parte del numero 6 della formazione ospite. Poi Caverni, bella la finta di Caverni, Catalani spara dalla lunga distanza e realizza, si sblocca anche Catalani, il tiro è da 2 punti, è da 2 punti, non aveva ha oltrepassato la linea del 6-75. Prova a rispondere Leggio, il tiro del ex giocatore di Iesi non va, però è bravissimo Leggio a intervenire su questo pallone diretto a Pier Antoni. Sospensione richiesta da coach Fantozzi per cercare di bloccare questa emorragia, visto che i suoi sono fermi ancora a quota 13 da un bel pezzo. Senigallia invece sta cominciando a prendere sempre più confidenza con la retina avversaria, arrivando a quota 21 punti, quindi un più 8 abbastanza confortante. Dopo la sospensione richiesta dalla formazione ospite, si riprenderà con un possesso in attacco per la Golden Gas Senigallia, che scende in campo con Maddaloni, Barsanti, Pier Antoni, Catalani e Caverni. Dall'altra parte Leggio, Circolani, Drigo, Torresi e Chiriatti. L'altro tiro di Catalani dalla lunga, però c'è un'infrazione di passi, il pubblico non è d'accordo. Anche Nicola Catalani sembra aver compreso questa scelta arbitrale, si riprende a giocare con un pallone affidato nelle mani di Matteo Circolani, che poi va da
Drigo, poi l'altra palla persa, contropiede innescato da Caverni, fallo in attacco di Caverni. Un po' ingenua questa scelta di Caverni, era raddoppiato, dato ad infrangersi contro un avversario. Intanto rientra Cecchetti, mette masse e centimetri, coach Fantozzi al suo posto, esce Drigo. Cercolani, ancora Cercolani, buono lo scarico per Chiriatti. Poi c'è il numero 4 Torresi, spara dalla lunga, non va, ma il più lesto di tutti a rimbalzo è Leggio. Quindi si torna ancora da Cercolani, cerca spazio il playmaker, scuola VL, fallo di Barsanti, alza sportivamente il braccio. Quindi primo fallo, tutti un fallo nella Golden Gas, Caverni, Barsanti, Catalani, due per Marinelli. Ora c'è ancora il numero 4 Torresi in possesso, Cercolani, arriva il blocco di Cecchetti, Cercolani a spazio, buono il pallone per Cecchetti che riesce a piazzare due punti, un po' di fortuna. Barsanti, Catalani, ancora Barsanti, prova a sfidare dal pareggio sul diretto avversario, spara da tre punti Barsanti. Barsanti da tre punti, sesto punto di Barsanti, seconda tripla di giornata per il giocatore di Lucca. Continua ad aumentare il margine di vantaggio della Golden Gas, più 9. Ora Cercolani ha qualche difficoltà, poi Cecchetti in appoggio non riesce, fuori equilibrio. Ora c'è Barsanti che prova un'altra tripla, e si è sbloccato Barsanti, nono punto per lui, tiro dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, prova a replicare dall'altra parte Torresi, ci riesce, tripla di Torresi, Senigallia avanti ancora di 9 comunque. Ora c'è Catalani, buono il movimento di Maddaloni, in arresto tiro, ma la soluzione è inguardabile, neanche il ferro. Possesso ora per Cercolani, ben servito da Chiriatti, poi c'è fallo in attacco di Cecchetti. Tre giocatori pronti sul cubo dei cambi, fuori Cecchetti, fuori Cercolani, fuori Chiriatti, rientra Drigo, rientra Gambarota e rientra anche il numero 11 Mauro Stella. Cambia tre quinti nel suo quintetto coach Fantozzi, Pierantoni contro Leggio, Caverni riceve, buon movimento, e poi c'è il fallo di Mauro Stella, è il secondo fallo ed è anche il secondo di squadra. Rimessa in attacco per Senigallia con Barsanti, si va da Caverni, Stella non gli lascia spazio, grande pressione sul playmaker, poi Catalani, bello lo spunto di Catalani che realizza un'altra tripla. Bella giocata di Catalani, è la prima in realtà della sua gara, ma se si vanno ad aggiungere a quelle di Barsanti e di Pierantoni, Senigallia sta cominciando a mettere da parte un bottino confortante dalla lunga distanza. Sembra essersi sbloccato anche Torresi, intanto quinto punto della sua gara. Barsanti prova una giocata veramente molto difficile, poi c'è il cambio di direzione in contropiede di Bisceglie, spara da tre punti, non va, rimbalzo di Pierantoni che fa sentire il peso della sua esperienza. Poi c'è la bellissima giocata di Maddaloni, ed è il settimo punto per Maddaloni. Fuori Barsanti, dentro Pasquinelli intanto. 32-20, scusate, il 12 è il massimo vantaggio per Senigallia a metà del secondo quarto.
Stella in possesso, lo aspetta Caverni, si va da Gambarota, ora Drigo, ancora Stella, arriva il blocco di Leggio, Gambarota contro Pierantoni, buono lo spunto di Gambarota, il fallo di Maddaloni comunque. Fallo del numero 11 Maddaloni, primo fallo. È il primo fallo. Terzo di squadra. È il terzo di squadra. Gambarota in lunetta. Mette il primo. Quinto punto per Giovanni Gambarota. 5 minuti esatti, siamo a metà del secondo quarto. 2-2. Quota 6, miglior realizzatore dei suoi insieme a Cecchetti, Giovanni Gambarota. Entrambi a quota 6. Ora Maddaloni. A spazio Maddaloni, bella la giocata per Pierantoni, non c'è certo facile, ma con esperienza Pierantoni va a cercarsi, a trovare il settimo punto della sua gara, ancora più 12, vantaggio dei padroni di casa sull'Ambrosia Bisceglie. Ora Stella a spazio, poi il pallone recapitato diretto nelle mani di Nicola Catalani, pasticciano tantissimo Catalani e Caverni, in qualche modo però riesce a mantenere il possesso Senigallia. Pasquinelli ne è entrato a lasciare il posto sotto Andrea Barsanti. Ora Maddaloni prova a sfidare dal palleggio Torresi. Caverni, bella la finta di Caverni, rapidissimo, poi si complicano un po' con la vita. Catalani è molto rapido, si prova a giocare con grande reattività, però i 24 secondi sono finiti e il possesso torna nelle mani di Bisceglie, nello specifico di Gianmarco Leggio. Pronto sul tubo dei cambi per la Golding a Smiaccarini. Leggio, Stella, Gambarota, Torresi, scusate, ora Leggio, spalla canestro, buono lo scarico per Drigo che si inventa una gran giocata per il meno 10 di firmato Mattias Drigo, il giocatore di nativo di Palermo. Ora c'è Catalani, che giocata anche questa, si comincia a vedere un basket esaltante. Ottimo l'assist di Pasquinelli, ottima la soluzione in allontanamento a canestro di Nicola Catalani nel cuore dell'area avversaria. Poi c'è il tocco di piedi di Maddaloni, esce ed è proprio Maddaloni a lasciare il posto a Marco Gnaccarini. Torresi, Drigo, Stella, Leggio, buona la finta di Leggio. Altra soluzione in arresto e tiro per Leggio, sbaglia Pasquinelli, il più rapido di tutti a rimbalzo. Si torna così ora da Gnaccarini, arriva il blocco di Pierantoni, poi cambia tutto per Pasquinelli che non ci pensa su due volte, spara da tre, non va, il rimbalzone di Pierantoni, ma arriva prima il fallo di Gianmarco Leggio che non è troppo d'accordo. È il primo fallo per l'ex aurorino. Rimessa in attacco per Senigallia, non c'è bonus ancora. Pasquinelli, bravissimo a far stare l'avversario, poi si fa stoppare, ma Catalani è ovunque. Altra pezza importante nei rimbalzi offensivi, 6 secondi, Caverni. Gran giocata di Caverni. Bravo Caverni, a crederci in questa circostanza. Altro cambio per la Golden Gas, pronto Mike Bertoni. Gambarota, fallo di Michele Caverni, è il secondo, quindi non una notizia fantastica per Coach Valli. Fuori Catalani, 7 punti per Nicola finora. Dentro Bertoni, che sembra aver ricevuto un colpo,
il dottor Orazzi è già su di lui per controllare. Non dovrebbe essere nulla di serio, ma c'è una tripla provata da Bisceglie, poi bellissimo il tap-in di Gambarota, i due punti per lui, l'ottavo della sua gara. Poi c'è un altro buon intervento di Gambarota, che commette però fallo su Michele Caverni a due minuti dalla fine del secondo quarto. È il secondo fallo per il numero 50 della formazione allenata da coach Alessandro Fantozzi. Altra rimessa in attacco per i senegalesi. Gnaccarini riceve, è sempre raddoppiato, mismatch contro Leggio, buono l'arresto e tiro di Gnaccarini, che però non trova il fondo del canestro. Stella, Gambarota, Trigo, Stella, ancora Stella, prova uno spunto, Gnaccarini non lo perde, vediamo come decide di scaricare. Leggio nel cuore del pitturato, altro arresto e tiro che però non va a bersaglio. Caverni, Pierantoni, Gnaccarini, Pasquinelli, ancora Pasquinelli, e poi c'è un'infrazione di passi di Pasquinelli, anche in questa circostanza abbastanza netto. Fuori Leggio, intanto rientra Cecchetti, sicuramente se non il migliore, uno dei migliori della formazione ospite. Tanto il direttore di gara ha qualcosa da ridire a sia a coach Valli sia a Micio Pasquinelli. Ancora possesso per Bisceglie con Stella, Gambarota, Torresi, cerca Cecchetti nel cuore del pitturato, poi arriva il rimorchio di Gambarota, efficacissimo. Gnaccarini torna a meno 10, a un minuto dalla fine del secondo quarto, la formazione ospite. Parte Caverni, bello lo sprint di Caverni, poi la conclusione è forzata, non trova il canestro. Poi c'è un bellissimo ribaltamento di fronte grazie a Cecchetti, un regalo da parte della difesa biancorossa che lascia spazio al contropiede e Cecchetti non ha difficoltà ad appoggiare due punti. 47 secondi, Senigallia torna, è sempre avanti, o meglio Bisceglie torna a meno 8. Neanche un minuto di tempo per chiudere questa prima metà di gara. Senigallia ha dimostrato un po' di più fino a questo momento, sicuramente più precisa. Bisceglie ha perso tanti palloni, ma resta il fatto che è lì, meno 8, con metà partita da giocare, non è nulla. Ora c'è Caverni in possesso, cerca l'aiuto di un compagno, trova Pasquinelli, arriva il blocco di Pierantoni, servito da Bertoni, cambia tutto per Gnaccarini, forse c'era anche un fallo. Poi c'è Bertoni, perde palla però Bertoni, regala il possesso agli avversari, 3 contro 1, Drigo pasticcia incredibilmente Mattias Drigo, un rigore in 3 contro 1, Caverni fa la cosa migliore, gli sporca il pallone, l'ultimo a toccare è il numero 8 di Palermo. Quindi 18 secondi ancora per la Golden Gas, altra palla persa per la formazione pugliese. Gnaccarini non ci pensa due volte, spara e va, due punti per Marco Gnaccarini. Poi il tiro della vita da parte di Stella non va,
più 10 per Senigallia, che chiude sul punteggio di 40-30 il primo quarto. Il secondo quarto proseguisce con Resinelli 5 punti, Briga 4 punti, Stella 3 punti, Cecchetti 8 punti, Camerata 10 punti. Pronto per questa seconda metà di gara. Golden Gas avanti 40-30 sull'Ambrosia Bisceglie per una sfida molto molto importante, delicata per quello che riguarda la lotta playoff. Ora il possesso è nelle mani della formazione ospite con Gambarota, Cecchetti, Drigo, Torresi, cerca spazio Torresi, buono lo scarico, e poi c'è il canestro valido e il tiro aggiuntivo sul fallo di Maddaloni, 2 punti Gambarota, canestro valido per Gambarota, fallo del numero 11 Maddaloni, secondo fallo, primo di squadra, tiro aggiuntivo, quindi 2 punti per Gambarota che sale a 12, 13 con questo libero aggiuntivo, quindi meno 7 per gli avversari della Golden Gas Senigallia. Ritornano prepotentemente in partita ora Gnaccarini, cambia tutto per Maddaloni. Maddaloni prova a farsi largo nel cuore del pitturato, ora Barsanti spara dalla lunga distanza, Andrea Barsanti, il tiro non va, rimbalzo, ci sono solo maglie viola sotto canestro, quindi il Drigo ora si va da Stella che è dall'altra parte, Gnaccarini prova a controllarlo, cambia tutto, dentro per Cecchetti, si muove bene Cecchetti, poi c'è Stella che spara da 3, non va, rimbalzo per la Golden Gas, Barsanti, Pierantoni, cambia tutto per Maddaloni, ancora Pierantoni, Maddaloni, scambiano i due, Maddaloni si allontana dal canestro, cerca di sfidare il suo avversario dal palleggio, poi la gran giocata di Maddaloni finalizzata da Marinelli, 2 punti per Marinelli su assist cieco di Maddaloni, 8 punti per Matteo, pallone ora per Stella, Gambarota, forse frazione di passi, arresto, tiro di Gambarota, non va, è sempre lui a prendere il rimbalzo, si scontra poi lo stesso numero 50 con Marinelli e il fallo dovrebbe essere del giocatore del Senigallia. Terzo fallo del numero 6 Marinelli, ed è una brutta secondo notizia per coach Valli, perché con 2 quarti ancora da giocare il numero 6 senigallese ha già 3 falli. Attenzione a non cadere in provocazioni, a non rischiare inutili falli tecnici. Più 9 per Senigallia con la rimessa in attacco per l'Ambrosia Bisceglie. Ora è Torresi che spara da 3, rimbalzo lungo, il tap out di Gambarota,
che va ancora a servire Stella. Gambarota, Drigo, arresto, tiro di Drigo, non va, il rimbalzo di Marinelli un po' complicato. Poi Gnaccarini, Barsanti, finta il passaggio, poi va ancora dal suo compagno Marinelli. Gnaccarini nel traffico, poi c'è Barsanti, bellissima la giocata di Andrea Barsanti. Prima azione da due punti per Andrea Barsanti, sale a 11, doppia cifra anche per Andrea. Cecchetti sbaglia un rigore, altro pallone regalato alla formazione di casa. Poi nel traffico Pierantoni, con un po' di fortuna il capitano Vetta referto due punti. Stella, poi fisco arbitrale, dovrebbe esserci un fallo di Barsanti. Il secondo per lui. Fallo del numero 9 Barsanti, il secondo fallo. E il secondo quarto fallo, di quarto di squadra. Terzo di squadra. Terzo, o meglio, ci allineiamo con lo speaker nella correzione, terzo fallo di squadra. Pallone per Stella che rischia di essere intercettato da Gnaccarini, sbaglia Madaloni a rimbalzo, si butta dalla parte opposta, bello il passaggio per Marinelli, che va a segnare due punti. Sospensione richiesta da Bisceglia. Pier Antonio ha qualcosa da dire agli arbitri, forse lamenta di aver ricevuto una spinta. Percentuali che si sono alzate notevolmente nel secondo quarto ed anche adesso, soprattutto Senigallia sta tirando con buone percentuali dal campo, meno errori rispetto ad un primo quarto con tanti canestri sbagliati, tante palle perse. Ora vedremo l'andamento se continuerà su questi binari. In cabina di regia per Bisceglie e torna Matteo Cercolani. Rigo, Gambarota, si fa vedere Torresi, Rigo, arresto di Drigo, bella soluzione di Drigo. Drigo, scivolamento, due punti, il sesto della gara per il giocatore di Palermo. Ora c'è Barsanti che ha un'autostrada, poi scarica per Maddaloni, bellissima la giocata di Maddaloni. Risponde prontamente Drigo Maddaloni con il nono punto della sua gara. Torresi riceve, si butta in mezzo Torresi, poi c'è Circolani, prova a rubare il tempo a Barsanti, chiuso, pallone scaricato e c'è ovviamente l'infrazione di campo. Torresi non poteva fare altro se non toccare il pallone per impedire a Gnaccarini di andare comodamente in contropiede. Ha provato a farla scorrere sul fondo, Gnaccarini era però diciamo sul pezzo, quindi ha dovuto ricorrere alla soluzione estrema. Poi Maddaloni, bella giocata sempre sull'asse con Marinelli, e anche per Marinelli si aggiorna lo score
dodicesimo punto. C'è Leggio che prova a fare tutto in solitaria, soluzione complicata per l'ex Iesi. Poi c'è contatto duro tra Gnaccarini e Gambarota. Fallo del numero 50 Gambarota, terzo fallo per lui, fallo un po' forse ingenuo, prova a rubare il tempo Gnaccarini, in netto ritardo ed è proprio Gambarota a lasciare il posto a Chiriatti. Gnaccarini riceve, Cercolani prova a pressarlo, a dargli fastidio, poi arriva il blocco granitico di Marinelli, ancora Gnaccarini, perde palla, bravo Cercolani. Protesta Gnaccarini, non tanto forse per il contatto, ma ha indicato il parquet. Brutta palla persa, peccato. Bravo Cercolani a crederci comunque, a rimanere sul suo diretto avversario. Fallo in attacco. Un po' scomposti gli ultimi interventi dell'Ambrosia. Ed è fallo fischiato Drigo, ed è proprio Drigo che lascia il campo per lasciare spazio a Alessandro Cecchetti. Spiega con Pierantoni del contatto precedente, pressa alto intanto la formazione pugliese. Barsanti prova a fare tutto da solo, non ha molte soluzioni, sbaglia, anche se stava per arrivare a realizzare il canestro della vita. Ora sbaglia anche Cercolani, ritmi alti un po' frenetici, senza tanta logica, sono un po' saltati gli schemi in questa fase di gioco. Maddaloni riceve, gioca molto sull'atletismo Maddaloni ancora va a sbattere contro Chiriatti, non ha spazio, continua a palleggiare, mancano pochi secondi, soluzione ovviamente inguardabile in quanto forzatissima. Ora Cercolani, buono lo spunto, altro pallone perso, poi Leggio, arriva Chiriatti, Cecchetti ha spazio anche per non andare spalla canestro, poi fa partire il tiro. Fischio arbitrale. Pronto Catalani sul cubo dei cambi, dovrebbe uscire Marinelli, perché è il quarto fallo e c'è anche la sospensione richiesta dalla Golding. Peccato, perché Marinelli sta giocando una buona partita, ma una partita sicuramente condizionata da tanti falli commessi. La sospensione si rientra sul parquet con Cecchetti in lunetta dopo il fallo di Marinelli. Sbaglia il primo Cecchetti. Mette il secondo, 1-2 per Alessandro Cecchetti, sale a quota 9. Poi scontro nel pitturato, Leggio dovrebbe aver commesso fallo su Barsanti, intervento non cattivo, non volontario, ma forse un po' scomposto. Fallo del numero 7 Leggio, secondo fallo, terzo di squadra. Terzo fallo di squadra per l'Ambrosia, Bisceglie. Ora Barsanti lamenta un fallo,
palla persa comunque, Torresi in contropiede, si butta nel traffico, fallo di Pierantoni, ma forse commesso una piccola infrazione di passi precedente, difficile dirlo senza un replay, però sta di fatto che Torresi è in lunetta e realizza il primo, sesto punto per Mauro Torresi Lelli, il capitano della formazione pugliese in maglia viola. Sbaglia il secondo, non precisissimi i ragazzi di Coach Fantozzi dalla lunetta in questo frangente, 1-2 per Cecchetti, 1-2 anche per Torresi. C'è Barsanti, sempre raddoppiato il portatore di palla in vertice alto dalla formazione ospite, poi bello lo scambio con Pierantoni Barsanti, fisco arbitrale, punito anche questo frangente Barsanti, è il terzo fallo. Ed è pronto a entrare Caverni al posto di Barsanti. Luciano Sandovalli non gli ha perdonato la palla persa di poco fa, neanche questo errore, diciamo, come si può dire. Pressalto anche Iacarini adesso, Cercolani in possesso. Cercolani, Leggio, Torresi, Cecchetti ora. Ancora Cercolani, buono il taglio di Cercolani per Cecchetti che appoggia due punti facili facili, meno 13. Caverni, doppio play in campo per Coach Valli, bella la frenata di Caverni, bellissima anche la conclusione. Ed è il quarto punto per Michele Caverni. Tanto Cercolani fa tutto benissimo, poi c'è un altro fischio arbitrale questa volta e fallo tecnico per Catalani. Fallo il numero 9 Catalani e fallo tecnico il numero 8 Catalani, terzo fallo questo giorno. Terzo fallo, una decisione un po' nulla da dire per quanto riguarda il tecnico, non sappiamo cosa si siano detti, però il fallo di Catalani sul tapin sbagliato del giocatore di Bisceglie. Cecchetti mette il primo, sbaglia il secondo. Si ritorna in lunetta questa volta con Torresi. Mette primo. E anche l'unico, il tecnico. Rimessa ora nelle mani della compagine ospite. Si ravviva il pubblico, non d'accordo con questo fallo. Qui altro contatto tra Cecchetti e Catalani. Catalani, Pierantoni, fallo questa volta di Bisceglie, il fallo di Chiriatti. Primo fallo. Situazione falli sicuramente non facile per Senigallia. Tre falli per Catalani, tre falli per Barsanti, quattro per Marinelli. Non sono una buona notizia con più di un quarto ancora da giocare. C'è la gran giocata in compenso di Gnaccarini. Due punti. Possesso ora per Cercolani, che ha spazio, poi cambia tutto per Leggio. Ha spazio Torresi per sparare da tre punti e la mette. Tripla di Torresi, lasciato completamente solo. Ora Caverni, Gnaccarini è già dalla parte opposta ma non ha compagni a cui far affidamento nelle vicinanze. Maddaloni, minuto 44 ci separano dalla fine del terzo periodo di gioco. Ora qui c'è una gran giocata di Maddaloni che serve al bacio Pierantoni.
Senigallia, nonostante qualche difficoltà di troppo in fase difensiva, soprattutto nella gestione dei falli, continua a mantenere un cospicuo rassicurante margine di vantaggio, più 14. Ora c'è Torresi, c'è un po' di tutto nel pitturato. Altri due punti per Cecchetti, intanto non riesce a trattenere questo pallone Catalani. Caverni batte dal palleggio Torresi. Catalani, Maddaloni si allontana dall'area. Buono lo scarico per Catalani, che però ha difficoltà a controllare, poi sbaglia clamorosamente questo pallone che finisce dritto dritto nelle mani di Gianmarco Leggio. Ora c'è Cercolani che perde un po' la bussola. Ancora Cercolani che riceve, pensa al tiro. Scusate, si arriva ora da Cecchetti. Fallo di Pierantoni. Il secondo fallo per il capitano della Golden Gas. Il pubblico non è d'accordo. Pronto sul cubo dei cambi Pasquinelli. Sbaglia Cecchetti, che non è precisissimo. Mette il secondo. Dentro Pasquinelli, fuori Maddaloni, vuole ancora più intensità difensiva coach Valli. Nulla togliere però la buona partita di Maddaloni, che anche se ha tirato poco comunque ha inventato parecchio, ha dato anche una buona mano in difesa. Quanto qui la Golden Gas scambia bene palla in un fazzoletto di campo. Con calma Caverni si appresta a rimettere questa palla in gioco. Catalani riceve, buono lo scarico per Gnaccarini che ha spazio per sparare dalla lunga. Trippa di Gnaccarini. 16 secondi da giocare. Cercolani con calma, Caverni lo aspetta. Finta di Cercolani che si muove molto bene, poi va a forzare. Caverni rimane sul pezzo, poi sbaglia però con un pallone sanguinoso, perché Chiriatti ruba palla e spara da tre. Peccato, da tre punti regalati sostanzialmente, e più 11, che è sì un buon margine di vantaggio, ma sicuramente la partita non è ancora finita. Questi tabellini del terzo quarto, Ambrosia Fisceglie, Torresi 10 punti, Chiriatti 2 punti. Ultimo decisivo quarto di gioco con la Golden Gas avanti di 11. Un risultato importante, ma non bisogna dimenticare che nella gara di andata i senigallesi hanno perso in quel di Bisceglie, al Paladolmen di Bisceglie, di 8, quindi per avere la meglio negli scontri diretti è fondamentale quantomeno mantenere questo margine di vantaggio. Pasquinelli, Pierantoni, Caverni, Catalani, Gnaccarini per la Golden Gas. Chiriatti, Cercolani, Leggio, Cecchetti e Torresi per la formazione allenata da coach Alessandro Fantozzi. Si parte con l'ultimo periodo di gioco. Riceve Pasquinelli, disturbato da Torresi. Gnaccarini ostacolato da Chiriatti questa volta. Leggio, ancora Gnaccarini, spara da tre, non va. Poi si disturba una vicenda Pasquinelli e Pierantoni. Possesso nelle mani di Cercolani. Torresi, arresto, tiro di Torresi, non va. Rimbalzo di Gnaccarini che lancia il contropiede ben supportato da Caverni. Arriva Pierantoni che pensa al tiro a tre ma non si fa ingolosire. Poi va da Gnaccarini. Gnaccarini, poi pallone perso
con un tropiede di Torresi che è anche piuttosto sfortunato, perché si era mosso bene, la palla danza sul ferro, poi non entra. E Carini per Antonio Pasquinelli. Pasquinelli, buona lo spunto di Micio Pasquinelli. Nulla di fatto. Ora è ancora circolare dall'altra parte. Poi succede un po' di tutto. L'ultimo ad aver toccato è un giocatore di Bisceglie. Protestano i pugliesi, ma cambio per la Cosa Bisceglie. Gli arbitri non cambiano idea e doppio cambio per coach Fantozzi, fuori Torresi, fuori Cecchetti, dentro Drigo e scusate Gambarota e Drigo, sì. Neccarini, arriva Caverni, non si muovono i compagni, si fa vedere adesso Pierantoni che riceve, scambia ancora con Caverni, si butta nel traffico Michele Caverni, poi Catalani è bravissimo ad avventarsi questo pallone, ma non è facile controllarlo, quindi rimessa per l'Ambrosia. Bisceglie, Cercolani, Drigo, pallone dietro per Leggio, ancora un giocatore pugliese, buono lo spunto di Leggio, due punti. Abbatte la doppia cifra di svantaggio Bisceglie, meno 9. Pasquinelli, Neccarini cerca uno spazio, Leggio non glielo concede, poi dentro ancora, poi c'è il fallo di Leggio che commette il suo terzo fallo. Pronto il primo cubo dei cambi Barsanti e Madaloni, escono Neccarini e Pasquinelli. Pronto Barsanti, Catalani, Barsanti, Catalani non sa bene come disfarsi al pallone, trova Barsanti nel traffico, Barsanti c'è un po' di tutto nel pitturato. Cercolani, Gambarota, autore di 13 punti fino a questo momento, dall'altra parte è liberissimo Chiriatti, poi c'è un contatto, rimane a terra un giocatore di Bisceglie che sembra aver subito, Gambarota per esattezza, che sembra aver subito un colpo al ginocchio. Entrano in campo, lo staff medico della formazione in maglia viola. È una partita sicuramente molto fisica quella di oggi. Ovviamente speriamo che non sia nulla di grave per Giovanni Gambarota. Sembra comunque ancora parecchio dolorante. Cerca di alzarsi tra gli applausi sportivi del pubblico. Gambarota che fatica ad appoggiare la gamba sinistra, speriamo comunque sia rientra stella, intanto speriamo di non perdere per questa gara uno dei protagonisti assoluti. Gambarota è stato sicuramente uno dei migliori della formazione di Bisceglie con i suoi 13 punti. Caverni, Maddaloni contro Cercolani, arriva Catalani che prova a tentare un blocco, poi viene dimenticato Maddaloni, poi la soluzione è complicata, era solo Cercolani ancora dall'altra parte, arriva Drigo,
stella, scusate. Brigo riceve ora. Dentro per Leggio. Si muove bene Leggio, bravo a realizzare due punti. Leggio. Mi sembra aversi. Essersi scrollato di dosso un po' di difficoltà nell'andare a canestro. Ora Barsanti cerca spazio, linea di fondo, ultimo tocco di Maddaloni e Bisceglie torna prepotentemente in partita, meno 7. Cercolani, Taverni non lo perde. Leggio, arriva Stella, palla per Drigo, arresto e tiro, palla che danza sul ferro e non entra neanche questa volta. Certo, la fortuna non assiste la formazione ospite. Poi dentro Catalani, buono lo spunto, Barsanti finta, fa girare bene palla alla Golden Gas, poi il tiro di Maddaloni è cortissimo, succede un po' di tutto, palla persa, contropiede Cercolani, prova lo spunto giustissimo Piriatti. E Nunamen torna a meno 5 la formazione di coach Fantozzi. Maddaloni, buono scarico per Caverni che pensa al tiro, la va da 3 e poi c'è intervento falloso su Catalani, scelta questa un po' Catalani. Un po' strana, ecco, mettiamola così, sembrava averlo subito il fallo Catalani, che lascia il posto a Marinelli, dentro anche Neccarini. Il pubblico si nervosisce per questa ultima scelta arbitrale. Ora c'è Cercolani, Drigo, Stella riceve da Piriatti, Stella, Leggio, spara dalla lunga Leggio, non va, poi però il più bravo di tutti a scegliere la posizione è Drigo, rimbalzo ancora Stella, Stella arresto, tiro di Stella, non va neanche questa soluzione, Maddaloni rimbalzo, poi innesca il contropiede, poi saggiamente va dal suo playmaker Neccarini. Lo aspetta Stella, Neccarini si allarga, Maddaloni, Marinelli, fermato Marinelli regolarmente con un tempismo perfetto da Mauro Stella, che adesso riceve a spazio per sparare a 3 punti, non se la sente e poi fallo in attacco. Questa è un'ingenuità abbastanza grossa per la formazione pugliese. Fallo del numero 11 Stella, terzo fallo. E coach Fantozzi preferisce chiamare time out. Stella forse doveva far partire subito tiro da 3 invece che scaricare, è andato a infrangersi contro Marinelli. Minuti 20 da giocare, Senigallia avanti ancora 61-56 su Lambrosio Bisceglie. Si è segnato abbastanza poco in questo periodo di gioco. Pensiamo che si è chiuso il secondo periodo sul 40-30.
Riceve ora Gnaccarini. Vieni su Maddaloni. Dai, uno solo. Barsanti. Si allarga Barsanti, raddoppiato Pierantoni, non si aspettava forse questo pallone, poi Gnaccarini dalla lunga distanza, tripla. Gnaccarini. Tripla di Marco Gnaccarini, e da respiro al padrone di casa. Era Leggio, fallo di Marinelli ed è il quinto per lui. Quinto fallo del numero 5 Marinelli, secondo di squadra. Secondo fallo di squadra. Dentro Catalani, un altro giocatore gravato da ben 4 falli, quindi la situazione è abbastanza critica. Sotto canestro poi la giocata di Cercolani. Cercolani. Due punti per Cercolani, era Maddaloni. Più 6 Senigallia, non basta per ribaltare l'1-0 diciamo della gara di andata negli scontri diretti, avendo Biscelli vinto in casa di 8 contro la Golden Gas. Ora Maddaloni, 5 secondi per chiudere questa azione. Arresto e tiro di Maddaloni, complicato. Sporca Pierantoni, Gnaccarini controlla bene, poi contatto tra Piriatti e Maddaloni, e adesso arriva forse anche il fallo. E tra gli applausi ironici del pubblico arriva il fallo, il terzo di squadra per Bisceglie, fallo di Chiriatti. Gnaccarini, buona la finta di Gnaccarini che ha spazio per andare a realizzare due punti. Ora pallone nelle mani di Cercolani. Pierantoni, fallo di Pierantoni. Terzo fallo del numero 5. È il terzo fallo. Terzo di squadra. Rimessa in attacco per Biscelli, Torresi spara dalla lunga e la mette, tripla di Torresi. Barsanti ora, torna meno 5 Bisceglie, Pierantoni, Gnaccarini, Maddaloni non se la sente di tirare, Maddaloni riceve adesso, buono lo spunto di Maddaloni, poi la palla è complicata per fortuna del numero 11 senegalese, colpisce il piede di Torresi, di Drigo, e sospensione richiesta da coach da coach Fantozzi per l'Ambrosio Bisceglie. Finale sicuramente incandescente quello che ci attende, in quanto Bisceglie è tornata prepotentemente in gara dopo essere stata sotto anche di 14 di lunghezze. Senigallia non ha chiuso al meglio le maglie difensive, permettendo agli avversari di tornare a meno 5. Rimessa in attacco per Senigallia comunque. Gnaccarini riceve adesso. Pierantoni spara a tre, il capitano, quando
Conta ci prova sempre, il numero 5 biancorosso, Torresi, Drigo, Leggio contro Pierantoni, ultimo tocco di Pierantoni, Leggio ha lasciato scorrere questo pallone. Cercolani si fa vedere bene Chiriatti e fallo di Barsanti. Il quarto per Andrea. Fallo del numero 9 Barsanti, il quarto fallo, quarto di squadra. Ancora Cercolani che chiede a un compagno di muoversi in direzione della linea di passaggio. Ora c'è Torresi, Leggio, ancora Leggio, buona la giocata di Leggio. Leggio. Naccarini controlla Maddaloni. Naccarini ancora lui, sempre raddoppiato. Catalani, Pierantoni, Naccarini. Pallone tagliato per Maddaloni, fa saltare, poi c'è un fallo abbastanza netto. Non ha visto il fallo l'arbitro, il giocatore è caduto su Maddaloni che non ha accennato il tiro. Torresi si aprono le maglie difensive, due punti per Torresi. E partita apertissima, meno uno. Si fa sentire il pubblico, serve la spinta di tutto Pallapanzini per avere la meglio su questa gara. Maddaloni nel traffico, Gnaccherini, Catalani, Barsanti, si butta dentro Andrea Barsanti, fallo di Leggio sembra. Quarto fallo del 1-7 Leggio. Nel quarto fallo, quarto di squadra, 52 secondi, partita che sembrava in cassaforte per Senigallia, riaperta e ora Barsanti in lunetta. Sbaglia il primo però. Avanza! L'arbitro interrompe il gioco, o meglio il tiro libero, l'esecuzione di Barsanti. Dai zitto! Barsanti in lunetta, metà secondo. 12° punto per Andrea, più 2 Senigallia. Bisogna difendere forte adesso, ovviamente stanno attenti alla situazione falli. Torresi completamente libero, Mattias Drigo, fallo di Barsanti su Drigo. Quinto fallo del quinto fallo. Che chiude qui la sua partita. Ora ha la palla del vantaggio, o meglio di tre tiri del vantaggio, Mattias Drigo. Mette il primo Drigo. Precisissimo, 2-2, parità. Non sente la pressione Drigo, disceglie avanti Caverni. Caverni blocca il palleggio Catalani. Caverni cede un po' di tutto e fallo di Cercolani. Fallo provvidenziale di Cercolani. Primo fallo del Catalani in lunetta, palla bollente. Panico! Panico! Mette il primo, parità.
2 su 2. Perfetto Catalani lunetta, più 1 Senigallia, ma il possesso ora è nelle mani di Bisceglie. Questa sospensione, 19 secondi ci separano dalla fine di questa gara importantissima ed anche molto avvincente, con Senigallia avanti di una sola lunghezza, ma il possesso nelle mani di Ambrosio Bisceglie. Coach Fantozzi avrà disegnato l'ultimo schema decisivo. Tiriati per la rimessa, riceve Cercolani, Cercolani perde palla clamorosamente Torresi, poi c'è il fallo, Catalani provvidenziale intervento e fallo antisportivo di Torresi. Provvidenziale anche in questa circostanza Catalani. A bersaglio Catalani. Realizza anche questo Nicola, precisissimo. Sospensione richiesta dalla Golden Gas. Salta di gioia Catalani, comprensibilmente, è stato colui che ha più di tutte contribuito a questa vittoria. Più 3 secondi da giocare, possesso per Senigallia. Chiede spiegazioni Barsanti agli arbitri sulle modalità di rimessa. Tre secondi. Senigallia avanti di 3. Caverri riceve fuori dai blocchi, non riescono neanche a fargli fallo. Manca un secondo. Il fallo del numero 8 Drigo, secondo Drigo. Caverri lunetta. Caverni mette il punto esclamativo su questa vittoria della Golden Gas. Un secondo dalla fine, 2 su 2 per Caverni. Certo non è stata ribaltata la differenza canestri, ma ciò che contava erano i 2 punti. Senigallia li ottiene soffrendo più del dovuto forse per come si era messa la partita,
finisce con il punteggio di 73-73 a 68-68 in favore dei padroni di casa della Golden Gas. Dal Palapanzini di Senigallia è tutto, a risentirci alla prossima gara interna della Golden Gas Senigallia. Cecchetti 15 punti, Gambarotta 13 punti. Contro tutti, contro tutto, Pierantoni 11 punti, Marinelli 12, Biancherini 12, Catalani 11, Barsanti 12, Maddaloni 9, Caverni 6 punti. Pierantoni 3 falli, Vernelli 5 falli, Catalani 4 falli, Passanti 5 falli, Badaloni 2 falli, Caverni 2 falli.